Salve Antonietta Cutillo, sei stata ringraziata come presidente dell'associazione. No, come segretaria dell'associazione storica della Valle Telesina, ecco. Di cui Cosimo è Formichella, è socio Cosimo e socio Malgieri. La vostra è un'associazione storica che si occupa della storia locale, soprattutto della storia locale dei paesi della valle, quindi sono Paca, San Salvatore, Telese, Cusano, Castelvenere, Amorosi. Ecco, quindi un po' la città telesina. Sì, praticamente è una città telesina un pochino più allargata. Come la vedi tu personalmente? Come la vedi tu? Come vedi tu le iniziative che si possono intraprendere per valorizzare per il territorio? Per noi questo tipo di iniziativa qui stasera è quelle che facciamo di solito, cioè la presentazione dei libri, di libri importanti come questo dei Notai Romanelli, perché le cronache dell'Ottocento che raccontano in prima persona i fatti accaduti, visto che c'è una documentazione pubblica molto scarsa, è importantissima. E poi, di dove sei, Andrea? Io sono di San Salvatore. Ti posso chiedere, diciamo, oltre che solo Paca, su quali comuni avete già fatto qualche proposta o partecipato? Allora, noi abbiamo già pubblicato come associazione due libri sulle acque telesine, sulle acque solfure. Abbiamo pubblicato un manoscritto di Libero Petrucci sull'idrologia delle minerali telesine. Ok, grazie. Il prossimo evento quale potrebbe essere? Il prossimo evento molto probabilmente abbiamo pubblicato un annuario, sì, in cui tra l'altro c'è un contributo di Cosimo sulla chiesa della Madonna delle Grazie di Solopaca, e pensiamo di fare una serie di incontri in cui gli autori raccontano al pubblico i in loro... In quale comune, quindi di nuovo a Solopaca? Noi pensiamo di spostarci un po' dappertutto, cioè se c'è la possibilità di fare qualche incontro anche qui a Solopaca saremo molto felici. Grazie, di venire. Grazie, ti ringrazio e buon lavoro. Grazie a te.